Una piccola comunità che si mobilita per la chiesa di Borgoville a Montefelcino, un luogo di culto che necessita di una ristrutturazione. Da che è partita l'iniziativa e che cosa avete organizzato? Sì, l'iniziativa è partita dall'organizzazione di volontariato Borgoville C'è in collaborazione con la parrocchia di Montefelcino. Nel nostro piccolo paese di Borgoville abbiamo questo piccolo gioiello risalente più o meno al XII-XIII secolo, così ci dice l'archivio della nostra parrocchia, e è nato il desiderio di ristrutturarlo perché è l'unico simbolo del nostro piccolo paese. E quindi in collaborazione con la parrocchia, ma anche con gli enti del territorio, con la banca di credito cooperativo del Metauro e grazie anche al contributo di tanti benefattori, siamo riusciti a realizzare, o almeno in parte, questo piccolo sogno. Rimangono ancora dei piccoli lavori da fare, esempio la sistemazione del pavimento della chiesa e qualche altro piccolo aggiustamento. Però il nostro sogno si sta realizzando e quindi andiamo avanti con piacere, grazie soprattutto a chi ci sta dando una mano. Ed ecco perché è nata una sorta di raccolta fondi. Sì, ne sono nate diverse di raccolte fondi e quella che stiamo portando avanti in questo momento è la vendita di presepi artigianali che realizziamo io e mia moglie e mettiamo a disposizione di chi vuole appunto per poter contribuire anche in questo modo alla realizzazione di questo nostro progetto. Ma oltre al valore artistico, perché per voi la chiesetta ha anche un valore affettivo? Come dicevo, per noi è un simbolo. Il nostro piccolo paese è fatto di 20 case e quindi 40 abitanti, ha solo questo come simbolo appunto che ci accomuna e quindi ci teniamo davvero tanto a fare in modo che torni a disposizione della nostra comunità. È stata chiusa la chiesetta per tanti anni a causa del sisma e di logoramento della struttura e quindi adesso che abbiamo riaperto ne siamo davvero soddisfatti. E viene celebrata la Santa Messa ogni terzo lunedì del mese, pur essendo una piccola chiesina si riempie sempre e questo ci fa davvero piacere, anche perché vi partecipano non solo abitanti del nostro paese ma chiaramente anche parrocchiani della nostra zona. Dove è possibile acquistare, Marina, presepi e del regalo? Le nostre creazioni le potete trovare l'8, 9 e 10 dicembre, saremo a Gradara con una mostra anche, quindi non solo presepi da acquistare ma anche potete vedere anche quello che abbiamo realizzato anche su commissione, quindi anche il presepe commissionatoci dalla Proloco di Gradara. E anche le persone, i cittadini possono commissionarli? Certo, come no. Possono anche trovare alcune idee sulle nostre pagine social, quindi la pagina Facebook e la pagina Instagram, I Presepi del Borgo.